Tanto, tanto tempo fa c'era una miniera di diamanti, nella quale viveva una rana. Ogni giorno la rana andava al ruscello e vi incontrava una principessa a lavare i suoi vestiti. Un giorno la rana cominciò a guardare la principessa, che si accorse della sua presenza, e disse: «Sai parlare?» La rana non rispose. Allora la principessa portò la rana a casa di uno stregone e gli disse: «Per favore, la fai parlare!» Il mostro con le penne preparò una pozione che fece parlare la rana. Così, appena poté parlare, disse la sua formula magica. E lo stregone chiese: «Ma a che serve?» La rana rispose raccontando la sua storia. «Una volta ero il principe di queste terre. Ero curioso e disobbediente e così andai nella miniera di diamanti, dove incontrai il terribile mostro che con la sua bacchetta magica mi scagliò una maledizione terribile perché avevo invaso il suo territorio e mi trasformò in rana.» Poi continuò: «Se avessi provato a prendere il diamante sacro, ecco a che cosa mi serve la formula», concluse la rana. Allora la principessa esclamò: «Beh, andiamo a prendere il diamante sacro!» Quindi si avviarono di buon passo verso la miniera. Però, proprio quando furono davanti al diamante, incontrarono nuovamente il mostro, che li cacciò via. Ma essi ovviamente si rifiutarono. Il mostro gli scagliò la maledizione, loro la schivarono, e con uno specchio la respinsero verso il mostro stesso, che si sbriciolò, diventando sabbia. Improvvisamente, davanti a loro apparve il diamante. E grazie al diamante, la rana tornò principe, e così principe e principessa si sposarono e vissero tutti felici e contenti.